alle 18 su Sky Sport Arena. Mentre continuano i giochi invernali Special Olympics, un grande evento che ci permette di conoscere tante storie di atleti che davvero sono speciali, vivono lo sport nel modo più autentico, come espressione di sé e delle proprie potenzialità. Vi raccontiamo la storia di Matteo De Maria. Ciao, io sono Cristiana, questo è il mio ragazzo Matteo che ha 16 anni. 16 anni e mezzo, ormai è grande. Matteo è un bel ragazzo, come vedete, alto, allampanato, e ha una sorella poco più giovane di lui che scia, una grande sciatrice, una sciatrice agonista. Matteo ha una sindrome rara, una disabilità intellettiva, che è una sindrome rara, non abbiamo mai saputo da cosa fosse causata, probabilmente un danno al DNA, ma non si sa, non è ancora stata scoperta. È stata diagnosticata molto tardi, quindi è stata una grande fatica a capire che cosa fosse. È stato anche per noi genitori una grande fatica sentirci inadeguati di fronte a non essere in grado di aiutarlo e di farlo crescere come stavano crescendo tutti gli altri bambini. Questa sindrome rara ci crea qualche difficoltà perché noi non abbiamo punti di riferimento, non siamo inseriti in nessun percorso come quelli per esempio che ci sono per sindromi più note, o l'autismo o la sindrome di Down. Noi siamo dei malati di sport e Matteo è stato messo sugli sci con grande fatica perché la sua disabilità ha un problema molto grande di equilibrio e di coordinazione e una disprassia molto forte, però Matteo ci ha seguito. L'anno scorso finalmente abbiamo incontrato Sport di Più, che è un team Special Olympics, e siamo felici. Com'è qua Matteo Special Olympics? Bello. Bello, vero? Un sacco di ragazzi, la discoteca la sera, un ambiente veramente fantastico, soprattutto perché lo sport è quello che dovrebbe essere, perché il motto di Special Olympics è il motto di un agonista, impegno, cercare di vincere, ma anche se non si vince, fare tutto quello che si può per arrivare al risultato migliore per sé, migliorarsi sempre.